Ich darf als nächsten Redner Posso ganz herzlich introdurre come begrüßen prossimo den relatore Igor Igor Korozian. Korozian, Er ist ehemaliger ex Mitarbeiter collaboratore der appunto della August-Universität Georg August und Universität Universität, oggi consulente Seuchtieren und Artenschutz. Und ricerca er hat sich mammiferi e mit der protezione Frage delle beschäftigt, specie. Lui si è occupato della questione wie wirken sich di come verschiedene si Herbeschutzmaßnahmen auf ripercuotono l'effettività appunto diverse misure di protezione del aus. bestiame Er wird in zeigen, termini di ob da efficacia in ähnlich alten oder al weißen lupo Infectionist auf e differenti terrà il suo intervento modalità in inglese, ma sarà comunque Ozean, tradotto herzlichen sia in Dank tedesco che in und italiano. bitte Sie, Grazie, Ihren dottor Gesprächen Korozian, a lei la parola con preghiera di dividere lo schermo. So, hello everyone. I'm Igor Korozian, formerly I was buongiorno, with buongiorno a tutti. Mi chiamo Igor Korozian, Korozian. Lavoravo presso l'Università di Gottinga. Adesso sono un consulente che lavora come libero professionista. Mi sono occupato negli ultimi anni dell'efficacia delle diverse misure per la protezione del bestiame dal lupo. E vorrei presentarvi ora i risultati scientifici dei miei studi. Prima di farlo, però, vi faccio una breve introduzione. Speriamo di sentire ulteriori informazioni a riguardo anche oggi e domani. Innanzitutto, bene, si è espanso molto la presenza del lupo negli ultimi 40 anni. Abbiamo visto che i lupi si sono diffusi in Europa e in America settentrionale. E c'è sicuramente una maggiore tolleranza nei confronti di questo animale, anche gli habitat sono diventati più adeguati per la ripresenza del lupo e ci sono poi tutta una serie di direttive. In Asia spesso e volentieri si trovano ancora molto, invece in Europa in realtà la nuova presenza del lupo è un qualcosa di nuovo e quindi in alcuni settori ci vengono messi sotto pressione. Vi faccio vedere alcune mappe di alcuni lavori scientifici che sono stati fatti sul continente europeo. Come si vede, le popolazioni dei lupi si stanno diffondendo sempre di più e vanno a ricoprire quei territori dove negli ultimi 100-200 anni erano stati eliminati. Questa espansione delle popolazioni di lupi porta poi a tutta una serie di carichi, diciamo, finanziari ed economici delle varie aziende, perché ci sono chiaramente delle uccisioni di animali e poi ci sono tutta una serie di investimenti da parte anche dei vari stati per garantire la sopravvivenza delle aziende agricole e degli allevatori. Queste concentrazioni si vedono soprattutto in quei luoghi dove ci sono maggiori predazioni, nel nord, nel sud e nella parte orientale dell'Europa, come vedete dalla cartina. Però non siamo in realtà arrivati alla fine di questa storia, perché l'analisi di carattere scientifico che abbiamo effettuato ci dimostra che ci sono degli habitat ben più ampi e più vasti all'interno del continente europeo per la possibile presenza della popolazione di lupi. In sotto vedete che potenzialmente i lupi potrebbero vivere in quasi tutto il territorio del continente. Questo predatore, se così lo possiamo effettivamente definire, si diffonderà ulteriormente e si riprenderà il terreno perso, ricolonizzerà questi territori. Alcuni dati relativi alla situazione in Germania. Germania è conosciuta per la storia del reinsediamento del lupo dal 2009. Ciò ha avuto delle conseguenze, chiaramente c'è stato un contatto anche con dei bovini e con alcune predazioni. All'inizio degli anni 2000 gli scienziati non hanno semplicemente guardato quale fosse la situazione dei capi persi, dei capi uccisi, perché nel caso di uccisioni di bestiame non erano così frequenti, perlomeno in Germania. Sono state poi si è giunti al risultato che forse il lupo non rappresentava così un grande pericolo.
platform of statistical. Tutti voi credo conosciate questa piattaforma che ha una serie di informazioni relative al lupo e alla predazione di bestiame. Questi sono i risultati del 2002 fino ad oggi. Vedete la quota di bovini attaccati dai lupi, con un aumento dal 2 al 7%. Questo aumento in percentuale è stato abbastanza costante nel corso degli anni. Da ciò si evince che negli ultimi 20 anni c'è stato un aumento di 3 volte e questo è sicuramente una tendenza che porta con sé un certo allarme. I bovini apparentemente sono l'unica specie di nel bestiame che stanno aumentando, perché gli ovini, nel caso le pecore e le capre, di solito sono degli animali che spesso vengono cacciati e predati dai lupi. Qui in alto si vede però appunto la tendenza anche per quanto riguarda i bovini. È una situazione abbastanza stabile, se date un'occhiata, anche nel caso del muflone, nel caso è simile la situazione. The shares of cattle increase over years. Anche nel caso dei bovini si vede una tendenza dallo 0 quasi al 7%, quindi un aumento consistente. Delle percentuali che sembrano esigue, insignificanti, però dobbiamo considerarle, perché dobbiamo capire quali possono essere le conseguenze, perché il numero dei bovini in Germania sta cambiando tantissimo. E parlare di un 7% in un numero di capi molto grande come in Germania, un 7%, perché queste predazioni hanno delle conseguenze dirette sulle attività agricole. La perdita di capi, di capi bovini, ha una conseguenza anche di carattere economico alla luce anche dell'alto prezzo del bovino. I prezzi in generale stanno diminuendo e anche le aziende agricole stanno diminuendo, e quindi anche la perdita semplicemente di un capo di bestiame, di una semplice vacca ad esempio, è un problema anche per la sopravvivenza economica di un'azienda agricola, magari anche piccola. Una tendenza che si mantiene anche negli ultimi anni, lo vediamo. Ecco perché dobbiamo pensare a nuove soluzioni. Come riusciamo a gestire la situazione all'interno nel quadro dell'allevamento bovino? L'efficacia è la base di partenza di tutto il della nostra discussione per quanto riguarda la protezione del bestiame. Questa discussione consta di due parti. Una parte più ecologica, dobbiamo ovvero fare delle analisi e delle ricerche ecologiche basate sulle analisi scientifiche, in modo da avere una base scientifica, ma una base di dati per capire che cos'è efficace e che cos'è non efficace. Conoscere delle soluzioni efficaci non significa che queste soluzioni vengano già applicate, perché ci sono interessi e tradizioni diverse. Ecco perché è importante anche l'aspetto sociale, includere anche le scienze sociali in modo da verificare come queste soluzioni efficaci possono essere accettate a livello locale, quindi se c'è un'accettazione da parte della popolazione. E poi bisogna anche definire quali sono le misure efficaci che effettivamente sono praticabili e applicabili. Alcune magari sono efficaci, però sono troppo costose e quindi non realizzabili. Mi soffermerò su questo aspetto con altre diapositive. Ed infine vorrei darvi anche alcune informazioni su uno strumento che è disponibile online. È uno strumento che è stato pubblicato dall'Università di Cambridge. Si tratta di una piattaforma digitale sulla quale possono essere inseriti dei dati e si ha la possibilità di definire una possibile tendenza. Il tool permette di prendere una decisione. Quali sono le misure efficaci? E questo mi permette di prendere una decisione. Si tratta di una domanda molto semplice, quindi sì o no. Innanzitutto si capisce se è una misura efficace. Dopodiché, se si dice sì, si capisce se c'è un'accettazione dal punto di vista sociale. Ci si chiede poi se è possibile anche metterli in pratica, sì, no, e poi se è sì, allora si può utilizzare.
L'utilizzo e l'applicazione ci dimostra poi concretamente se la misura presa in esame è efficace effettivamente o no, se è adeguabile alle condizioni locali. La recinzione elettrificata può essere efficace in un locale, in un luogo, o magari in un altro no, perché ci sono delle peculiarità tipiche di ogni luogo. Qual era l'obiettivo del mio studio? L'obiettivo era quello di pubblicare lo studio scientifico sull'efficacia di misure per la protezione dal lupo, e ho anche presentato poi delle pubblicazioni interessanti sulla conservation e la protezione ambientale. C'è stata fatta poi anche un riferimento a una banca dati online molto completa e molto ampia. Magari ho anche dimenticato qualcosa, però all'interno di questa banca dati ci sono tutte le analisi, le meta-analisi che finora sono state pubblicate. Informazioni di questa banca dati provengono da 33 pubblicazioni, e non soltanto di carattere scientifico, da 8 biblioteche online e anche dalla banca data di Web of Science and Google Scholar. Le metodologie utilizzate per la mia analisi e per il mio studio. Abbiamo elaborato alcuni criteri per capire quali studi includere e quali no. Innanzitutto da capire se c'erano degli studi molto rigidi, con regole molto rigide, studi basati sulle evidenze. Chiaramente tutto ha proprio origine anche dal settore della medicina, poi dei controlli randomizzati con i cosiddetti BACE, Before After Control Impact. Queste metodologie sono le più efficaci in assoluto, perché e anche poi la metodologia crossover, l'avevo dimenticata. Dicevo, sono le più efficaci perché c'è un gruppo di controllo e che ci permette effettivamente di verificare al 100%. Ci sono altri due tipi di metodologie di studi scientifici che spesso vengono utilizzate, che però non considero particolarmente affidabili. Si chiamano Before, After and Control Impact, perché fanno un confronto semplicemente con quello che è il pre e il dopo l'adozione di una misura. La situazione antecedente però non è controllata, perché i cambiamenti spesso non vengono influenzati o vengono prodotti da diversi fattori, il numero dei capi ad esempio, la diffusione, eccetera, eccetera. Il secondo criterio è stato il seguente: gli studi dovevano continuare delle analisi quantitative sull'efficacia delle misure adottate, di tipo qualitativo e quantitativo. E chiaramente questi studi dovevano essere basati anche su misure attuate con allevamento in una situazione di libertà degli animali e non in cattività. Ho escluso anche studi che hanno previsto l'eliminazione, perché il nostro obiettivo era quello di verificare l'efficacia di misure che non prevedessero l'abbattimento di lupi, e poi anche la combinazione con misure combinate con pecore e capre, che avrebbe portato ad un'analisi, diciamo, completa, non considerando poi l'efficacia nel caso di bovini. Ho verificato l'efficacia sulla base del rischio relativo, RR. Si tratta di una metodologia molto conosciuta a livello statistico. Si calcola fondamentalmente il rapporto esistente tra gli animali uccisi
con presenza di misure di protezione e senza presenza di misure di protezione. Spesso l'efficacia maggiore si ha quando il rischio relativo è pari o a zero o quasi a zero, e di conseguenza i danni possono essere minimizzati. Si potrebbe interpretare anche in questo modo, ovvero la riduzione dei danni è stata pari al 100%, quando quindi si ha un'efficacia maggiore. Ci sono però anche misure efficaci e si va da una percentuale di rischio relativo da 1 al 99%, rischio RR inferiore a 1 con una riduzione del danno, poi un RR pari a 1 con una riduzione del 0% e poi anche un RR superiore a 1 quando addirittura il danno e il rischio aumento. Ed effettivamente è stato riscontrato e accapita anche questo. Nonostante gli sforzi fatti all'interno nella ricerca di studi di questo tipo, ho trovato soltanto 4 studi che si sono concentrati sull'efficacia delle misure per la protezione del bestiame. Nel bestiame, nel caso, mi sto riferendo, non lo dimenticate per cortesia, alla situazione dei bovini, dalla protezione dall'attacco dei lupi. Diversi studi, come quello il primo, hanno analizzato l'utilizzo di cani da guardiania, di recizioni. Qui vedete, due non erano hanno notato una efficacia insufficiente, due invece al 100%. Uno studio è molto interessante in Italia con l'utilizzo di cani da guardiania, ad esempio, e hanno raggiunto un 40% in meno di perdite, però soltanto il 40% non è sufficiente, perché il problema era dovuto al fatto che i capi, i bovini, pascolavano liberamente senza la presenza di recinzione, non c'erano delle misure di prevenzione di possibili attacchi di lupi. Nel caso di predazioni soprattutto vengono colpiti i vitelli, i giovani vitelli, e spesso e volentieri le vacche al pascolo che magari hanno già figliato, e allora c'erano costante disponibilità di vitelli per i lupi, ecco perché i lupi venivano attratti in quella zona specifica che è stata analizzata da quello studio, ed ecco perché ci sono stati così tanti danni causati alla mandria. Anche negli stadi negli Stati Uniti è stato fatto uno studio, e grazie all'utilizzo dei cani da guardiania c'è stata una riduzione del 100%, perché si trattava di aziende piccole che si potevano quindi gestire molto facilmente, e anche il gregge al pascolo poteva essere gestito molto più facilmente. Cani da guardiania che erano stati formati adeguatamente e con allevatori che si erano formati anche per la formazione dei cani da guardiania, e avevano poi fatto dei corsi di formazione per adottare misure di protezione del bestiame. Uno studio invece si riferisce alla Russia, presenza di pastori o meno. Si sono concentrati su questo. In un territorio pianeggiante, nella steppa, con quindi delle condizioni abbastanza favorevoli per per sorvegliare, perché c'era la possibilità di seguire poi la mandria con delle biciclette, dei veicoli oppure anche a cavallo. Si è trattata di una misura molto efficace, perché anche gli allevatori sono stati molto attenti nei confronti dei possibili attacchi da parte di lupi. Lo studio del Portogallo si concentra invece sulla misura della recinzione, che non ha avuto così grandi effetti, perché anche in quel caso c'erano tanti vitelli che venivano poi attaccati nonostante la presenza di recinzioni. Gestione di misure invasive. Studi effettuati negli Stati Uniti con una buona efficacia, anzi una buonissima, perché sono arrivati al 100%. In questo caso specifico sono stati utilizzati dei dispositivi particolari, con l'utilizzo ad esempio di radiocollari che sono stati utilizzati sul campo
applicati poi a bovini adulti o anche a vitelli. Quando c'era la presenza di un possibile di un lupo, subito poi i radiocollari emettevano dei suoni e una luce stroboscopica per spaventare i lupi. Questa metodologia è efficace da un lato, però non è così pratica. Perché? Questi segnali e questi suoni non erano prevedibili e quindi i lupi non si sono abituati ai diversi segnali e hanno associato questi segnali con dei comportamenti indesiderati. I lupi sono molto, molto attenti e quindi hanno messo in collegamento direttamente questi segnali, queste luci con questi dispositivi. Altri due studi, uno negli Stati Uniti e uno in Canada, prevede la manipolazione attraverso l'allevamento in modo che ci sia soltanto la filiazione soltanto in un determinato periodo dell'anno, e quindi fondamentalmente da febbraio a maggio e non dopo, quando poi il bestiame è al pascolo. Questo era lo studio degli Stati Uniti, effettuato negli Stati Uniti. E questo ha portato effettivamente a un'efficacia del 100%. Dopo la nascita dei vitelli, i vitelli rimanevano di solito all'interno ancora dell'azienda in stalla e non andavano liberamente al pascolo. Quindi c'erano fondamentalmente soltanto animali, capi, adulti al pascolo, che sono stati attaccati meno. C'è poi una tecnica utilizzata in Canada, vedete la foto, si tratta delle cosiddette flattery, si tratta di recinzioni con l'applicazione di piccole bandierine o di drappelli colorati, però è stata utilizzata soltanto per un periodo limitato di 2 mesi. Queste bandierine, questo recinto con queste bandierine rosse si muovono chiaramente se c'è del vento e questo va a disturbare dal punto di vista visivo i lupi, che vengono in teoria allontanati. Quali sono le conclusioni che possiamo trarre da questo lavoro di ricerca? Innanzitutto non è ancora un lavoro completo, perché finora ho analizzato semplicemente un totale di 9 studi. Non si possono trarre ancora delle conclusioni di carattere generale. Soltanto una volta è stato utilizzato un approccio molto rigido per quanto riguarda lo studio scientifico, soltanto in un caso. C'è la necessità di scegliere un'analisi, una metodologica ben più rigida. Allo stesso tempo c'è la possibilità però di trarre alcuni prerequisiti che potrebbero essere considerati per garantire l'efficacia delle misure. Ad esempio, non lasciare i vitelli al pascolo durante tutto l'anno, ma soltanto in periodi specifici. Poi l'utilizzo di recinzioni in modo da limitare il movimento dei bovini, perché i bovini di solito rispetto ad altri animali, alle capre o alle pecore o al pollame, pascolano su un raggio molto molto più ampio e di conseguenza questo implica delle maggiori difficoltà di controllo, ad esempio tramite i cani da guardiania. I cani da guardiania possono aiutare anche a limitare il movimento. L'utilizzo poi di stabi notturni, anche questa è sicuramente una misura vantaggiosa in modo da proteggere i capi durante la notte. Quando i lupi effettivamente sono più attivi. Bisogna poi anche formare dei buoni cani da guardiania, perché non tutti i cani sono adatti ad essere cani da guardiania, cani anche che abbiano anche un buon pedigree.
ci possono essere, è importante anche coinvolgere delle aziende medie e piccole, perché in questo caso il controllo della mandria è più semplice. C'è bisogno anche di pastori attenti, non necessariamente il pastore fa bene il suo lavoro. Devono essere formati, devono essere disposti a muoversi molto e essere attenti. Poi interventi di tipo invasivo, come questo radiocollare di cui vi parlavo, sono efficaci, però non sempre sono delle soluzioni praticabili. Questi studi degli Stati Uniti erano già vecchiotti, non ho degli studi recenti, purtroppo non li ho trovati. Probabilmente alla fin fine si tratta di misure non utilizzate e si pensa a misure diverse. E poi sì, queste misure sono anche costose, perché bisogna poi anche prendere questi lupi e poi applicare eventualmente anche questi radiocollari ai lupi. Quindi tutti i lupi stanziali che si trovano all'interno di un territorio dovrebbero essere così attrezzati, diciamolo così, con questi radiocollari. Le fledri sono efficaci solo per un periodo abbastanza breve, perché sono anche una novità. Proteggono i bovini, non riescono a proteggere del tutto i bovini, il bestiame, dagli attacchi, dalle predazioni dei lupi. Quindi nel caso probabilmente funziona soltanto per quei lupi che non hanno ancora avuto un contatto con recinzioni di questo tipo. Qui vedete poi la lista dei vari studi che ho consultato e vi ringrazio per la vostra attenzione. Signor Corossian, innanzitutto la ringrazio per questa sua presentazione molto molto interessante e per questo quadro completo sull'efficacia di misure volte alla protezione del bestiame, in questo caso specifico delle mandrie di bovini. Vediamo se ci sono delle domande. Sì, vedo già che ci sono delle domande. Le leggerò in inglese. How many shepherds were present per herd? Quanti pastori c'erano effettivamente in Excuse me, what study? Quanti pastori erano appunto stati erano intervenuti nello studio? In quale studio, scusi? Potrebbe ripeterlo? Credo si trattasse dello studio effettuato in Russia. Sì, si trattava effettivamente dello studio fatto in Russia nel periodo pianeggiante, nella zona pianeggiante. That study was... Sì, esatto, dei pastori nello studio russo. Allora, questo studio è stato sviluppato nella parte orientale della città di Birkenshire. È una città uno studio che ci ha dimostrato che quei greggi o quelle mandrie che non erano seguite da dei pastori venivano sempre costantemente attaccati dai lupi. La presenza quindi dell'uomo è stata già un deterrente. È stata fatta anche uno studio di caso, un case study, la presenza di pastori è stata una misura molto efficace. And what was the relation between shepherd and animals? E qual era la relazione tra i pastori e gli animali? Ratio, you mean the number of shepherds to number of... Il rapporto tra il numero di capi e pastori, vuole sapere questo? Exactly how many shepherds they used. Non mi ricordo sinceramente quanti pastori sono intervenuti rispetto al numero di capi. Di solito non più di due pastori per mandria, però tendenzialmente direi. Bene, una domanda che proviene dal pubblico. Mauro Bellardi. Vuoi fare direttamente tu la domanda? In che lingua la vuoi fare la domanda? In English. Er macht's in English. Okay.
Faccio la domanda in inglese. Okay, Igor, thanks for your presentation first. Igor, I have grazie one per comment la tua presentazione. And a question. The comment is avrei un commento e una domanda al tempo stesso. Il commento è questo. In USA the people are apparentemente better than us. Because all the studies are full success. Gli uomini, che le persone negli Stati Uniti siano migliori, perché abbiamo visto che gli studi fatti negli Stati Uniti hanno poi portato riscontrato un'efficacia del 100%. In realtà, non penso Italian ones, che for but maybe I'm wrong, i cani da guardiania negli Stati Uniti siano migliori rispetto a quelli italiani. Magari mi sbaglio, ma non penso sia così. My question is because I didn't understand the probabilmente così effettivamente the cattle, sì, sì, production chiedevo, rate dicevo, in anche Germany una domanda. Is 7% of what? So 7% of total cattle or 7% of the tu dicevi che the animals sprayed were cattle in Germania di che cosa? I guess that the cattle free ranging are a small proportion of the total quindi, cattle. Because 7% of total cattle vacche, manzi, seems gigantic. E manghi, quindi 7% di tutto il gregge, di tutta la Mandria, mi sembra parecchio, no? No, in realtà 7% del 7% di tutti gli animali che sono stati uccisi dai lupi. Ah, il 7 di tutti gli animali attaccati, il 7% è di bovini attaccati dai lupi. Ok. Dann noch eine weitere Frage aus. C'è un'altra domanda dalla chat o anche anzi un commento da Uta Killer che viene fatta in inglese. The estimate in loss of cattle to wolves. La stima della perdita di bestiame a causa dei lupi non dovrebbe essere indicata solo in percentuale, dice, ma in numeri reali, perché la quantità di bestiame ucciso dai lupi è ancora relativamente bassa. Yes. I just provide the general statistics. Le stime in percentuale sovrastimano l'impatto dei lupi sulla perdita di bestiame. Overestimates the impact of wolves on loss of cattle. I'm involved in the sono coinvolto nella gestione, mi occupo di gestione del lupo nella regione dello Schleswig-Holstein in Germania. Tutti i corpi degli animali uccisi vengono sottoposti a un'attenta indagine nel nostro laboratorio forense. Questo dimostra innanzitutto che nel bestiame i lupi uccidono fondamentalmente i vitelli più degli animali, dei capi adulti, degli animali adulti. E dimostra che la maggior parte degli animali uccisi sono infetti da malattie, a volte anche da zoonosi, e avrebbero dovuto essere curati da un veterinario. Ciò è dovuto alla preferenza dei lupi per gli animali giovani, deboli o malati. Questo era il commento fatto nella chat. That's correct. Sì, è vero. I provided just a general picture. I didn't go into details. Io ho chiaramente presentato un quadro generale. Non mi sono soffermato sui dettagli, l'ho fatto volutamente, visto il tempo a disposizione, però ci sono delle percentuali diverse da paese a paese. A volte questi attacchi, queste predazioni sono molto sporadiche, se consideriamo il territorio e se consideriamo anche l'aspetto temporale. Magari in alcune regioni è pari a zero, in altre invece magari molto alto. La mia intenzione era quella di presentare una media, una situazione, un quadro generale. Così come si esprime a livello statistico. Sì, effettivamente sì, si tratta di animali deboli, non soltanto i lupi, ma in generale i predatori preferiscono attaccare quei capi che sono più semplici da uccidere.
In letteratura non ci sono riferimenti a tale a riguardo, il fatto che vengano attaccati soprattutto o anche capi infetti o ammalati. È una tematica questa che dovrebbe essere analizzata meglio e in modo più approfondita dal punto di vista scientifico. Altresì è da capire se hanno una preferenza in termini di sesso. Chiaramente, sicuramente preferiscono giovane vacche da latte, ma sarebbe ad esempio interessante capire se preferiscono attaccare delle femmine o dei maschi. Un'altra domanda dal pubblico, da Uwe Friedl. Okay, I pose it in English. La faccio in inglese. In cattle killings is due to improved livestock protection for sheep and goats. So è possibile che formerly killed sheep and goats la riduzione o l'aumento delle predazioni di capi sia dovuta anche all'utilizzo di determinate misure della protezione del bestiame o che ripercussioni hanno poi anche sull'allevamento anche di ovini. Allora, è difficile poi capire, vengono pagati milioni di euro per le recinzioni, ma non so effettivamente dire se effettivamente e quanto sono efficaci in percentuale. È difficile valutarne l'efficacia. They are freely moving. Unlike sheep and goats, they are not. È possibile effettivamente che vengano attaccati più i bovini perché si muovono più liberamente, in modo diverso rispetto alle pecore e alle capre che hanno un raggio di movimento inferiore, come dicevamo poc'anzi. Gut, also Herr Korossian, herzlichen Dank. Grazie nuovamente, signor Korossian, e le auguro ancora buon lavoro nel quadro dei suoi studi. Grazie nuovamente.